Sì, però Ricky, almeno la posta me la potevi lasciare. Madonna. Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo qui con il quarto episodio della nostra carriera alternata di me e Ricky con l'FC Barcellona post Neymar che penso dobbiamo ancora vendere. Ricky, nemmeno la posta mi ha lasciato quello stronzo veramente. Adesso non so bene cosa ha fatto, quindi adesso dovrò andare a vedermi i trasferimenti che ci sono stati, eccetera. Ok, allora, a quanto pare abbiamo dato via Carbonello, che era nel mio episodio, e poi abbiamo preso Alessandro e Semedo, quindi questione terzini ottima. Bene che ha preso Alessandro, però qui non vedo Coutinho. Ragazzi, io il video di Ricky ovviamente non l'ho visto, perché da come sto reagendo lo potete capire anche voi. Quindi io adesso vado a vedere cosa è successo con Coutinho. Intanto sta facendo trattative per Agüero, Verratti, Lacazette e Nzonzi. Ok, ci sta. Ovviamente la trattativa con Coutinho è saltata, però posso anche in teoria rifarla, perché comunque Coutinho secondo me serve. Ho visto anche un po' di commenti, non ho visto il video, però un po' di commenti li ho visti e un po' mi è sfuggito l'occhio. Ho visto che anche voi volevate Coutinho, quindi torna tra gli obiettivi di mercato. Adesso farò un mercato un pochino più mirato, come vedrete nella lista preferite sarà molto più pieno, molto più carica. Guardo anche Ricky cosa ha messo Smalling, va bene. Poi dice di me che vado a cercare Bagati e va a cercare Smalling. Ha messo Agüero, Lacazette, l'abbiamo visto e basta. Ok, non ha fatto tante trattative a quanto pare. Io tornerei su Coutinho, lo ricontatto per acquistare. Io riprovo con la stessa cifra, molto probabilmente non l'accetteranno, però io ci ritento con 70 milioni più Mathieu, se c'è ancora, eccolo qui, Jeremy Mathieu. Avanziamo l'offerta e speriamo che ce l'accettino. Non ci rimangono tanti milioni, ma dobbiamo ancora vendere Neymar, ancora ci deve arrivare l'offerta per il nostro Neymarsito. Ok, abbiamo aggiornato la lista preferita ed ecco qua i nuovi giocatori che vorrei andare a contattare. Allora sono Manolas, Laporte, Koulibaly, Azpilicueta per il reparto difensori centrali, perché un difensore centrale ci serve. Oltre a Bailly e Smalling si aggiungono questi quattro. Ovviamente sono tutti giocatori di spessore, perché noi siamo il Barcellona e quindi dobbiamo prendere giocatori già abbastanza pronti. Non dobbiamo puntare troppo su giovani, magari con un overall bassino, che per il momento non ci servono, ne abbiamo già molti in cantera, quindi secondo me più della primavera puntare sui giovani. Per quanto riguarda il mercato vero e proprio, andiamo su giocatori già più sviluppati. Uno giocatore già abbastanza sviluppato direi è Riccardo Montolivo. Ho visto anche dei vostri commenti e ovviamente Riccardo Montolivo io lo andrei a prendere proprio subito per fare uno spregio a Ricky, ovviamente, non per altro. Poi abbiamo Saul, Seri, Asensio, Draxler e basta, e Dybala. E Paulo Dybala che lo mette tra le punte, però secondo me è più un trequartista anche lui, un po' come Messi, un po' quello che potrebbe essere l'erede di Messi nel Barcellona. Quindi per i giocatori di quale si sa già il valore possiamo già andare a provare a fare un bel sondaggio, tipo 27 milioni per Manolas, secondo me ci può stare. Il suo valore si aggira tra 36 e 40, ok, però va bene, possiamo provare con qualcosina di meno. Laporte, idem, lui costa un pochino di più. Prova a stare basso con Laporte, perché non si sa mai. 25 milioni per Laporte, anche se vale un po' di più di Manolas, però a me piace più Manolas, quindi offrirei di più per Manolas. Koulibaly vale un pochino meno, quindi si può tentare, secondo me, anche con 20 milioni per Koulibaly. Facciamo 24, che è il suo valore, facciamo 23, dai. 23 milioni per Koulibaly, Kalidou Koulibaly, lui veramente forte, un gran bel giovane. E poi infine Azpilicueta, che è quello un po' più vecchiotto tra questi quattro, 26 anni per lui, però un bel jolly, può giocare sia come difensore che come terzino. Già 26 anni, 83, io proverei con 18 milioni, dovrebbe costare un pochino meno. Quindi avanziamo i difensori centrali, andiamo al reparto centrocampisti. Quindi Riccardo Montolivo, 5 milioni. 5 milioni, Riccardo Montolivo, me lo dai? Certo che te lo do. Lo voglio subito, Riccardino. Lo voglio subito. Poi andiamo avanti. Per Saul, Seri, Asensio aspettiamo, perché ancora non sappiamo il loro vero e proprio valore. Quindi io direi di aspettare prima di fare cavolate.
Draxler 30 milioni di valore, secondo me ci sta, un gran bel giovane, quindi io gli offrirei proprio 30 milioni diretti, oppure provare a mettere una contropartita che potrebbe essere, attenzione, Arda Turan più, secondo me, 5 milioni. È una bella offerta. Arda Turan, che ha uno in più di overall, però ha 7 anni in più, quindi ha meno margine di crescita. Vale anche lui abbastanza, quindi secondo me Turan più 5 milioni può essere una buona offerta per il Paris Saint-Germain. Guardiamo un pochino cosa andranno a rispondere. E poi infine per Paulo Dybala, ovviamente uno dei giocatori di più valore, io offro 60 milioni secchi per Paulo Dybala. Guardiamo se accettano. Paulo Dybala sarebbe un grandissimo colpo, lo utilizzerebbe assolutamente anche Ricky. Insieme al posto di magari Messi, alternandolo come attivo, perché è veramente micidiale in quel modulo. Andiamo a mettere il nostro primo modulo per vedere un pochino come siamo messi e avanziamo per vedere se ci arriva qualche mail. Vedo l'ufficio abbastanza pieno, quindi offerta più trasferimento per Borja Lopez, che per me può andare benissimo, ci aumenta un pochino il budget stipendi. 22 anni, 71, è un bel giovane, però ovviamente sarebbe poco utilizzato la nostra squadra. Offerta troppo bassa per Verratti, valore 97 milioni, assurdo. La sua richiesta per Saul, non ha assolutamente intenzione di cedere Saul al Barcellona. E ci credo, vabbè, aspettiamo un pochino. Poi per Seri 38 milioni, non male, un bel giovane anche lui. 38 milioni può essere già una buona cifra. Io direi di scendere a 25 e mezzo per sentire cosa dicono. È un bel salto indietro, 13 milioni in meno, però ci può stare. Sua richiesta per Dybala, le informiamo il giocatore non è in vendita per nessuna cifra. Ottimo. Manolas 55 milioni, Koulibaly 46, veramente assurde queste cifre. Quindi andiamo alle nostre trattative, torniamo su Manolas e su Koulibaly. 9 milioni per Manolas, sono tanti, lo so. E mentre per Koulibaly un pochino meno, secondo me, potremmo provare con 30 secchi. Guardiamo cosa dicono, se scendono un pochino, perché l'hanno sparata veramente alta, sia Napoli che Roma, secondo me l'hanno sparata molto alta. Bene, 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 tante mail. Allora, per Laporte non hanno intenzione di scendere al Barcellona. Montolivo 10 milioni, ma perché? E per cosa? Montolivo 10 milioni, cioè va bene fare uno scherzo a Ricky, però insomma da 10 milioni sono un po' tanti. Il giocatore si è riunito ovviamente solo di recente, va bene, nemmeno il Real, nemmeno Zinedine ci vuole vendere. Lacazette 78 milioni e mezzo, Lacazette anche a me piace, quindi è un giocatore che valuto molto simile a Dybala, può giocare anche come trequartista secondo me, però anche come punto ovviamente rende alla grande, quindi secondo me Lacazette, 78 milioni e mezzo, aveva chiesto se... Beh, possiamo provare con 70 secchi. Per Lacazette ci posso arrivare. Oddio, sono tanti, eh. Potrei infilare Arda Turan più 45 milioni. Guardiamo cosa dicono. Guardiamo se sono interessati all'offerta. È un'offerta particolare. Guardiamo se sono interessati. Alex Vidal è una buona offerta, 4 milioni e 4 assolutamente no, però potrebbe partire. Magari a quel punto potremmo anche stare a posto con Sergi Roberto e Semedo, perché no? Però voglio alzare un pochino l'asticella, almeno a 6 milioni e 8. Guardiamo se ci arriva Leibar, anche se non so se ci arriva, però 2 milioni e 4 in più ci sta come richiesta. Andiamo avanti. Ah, ci abbiamo gli allenamenti, quindi appena si riferma, ovvero adesso, li facciamo, quindi troppo bassa sia per Paulo Dybala 109 milioni, Laporte 57, 38 milioni, non voglio andare troppo sopra, 57 è veramente eccessivo per Laporte, ma eccessivo è dir poco. Dybala 109 milioni, anche qui proverei a infilare Arda Turan e rimanere sui 60 milioni più Arda Turan. Facciamo 65 milioni più Arda Turan, ma non penso me l'accettino, non si sa mai. Andiamo a vedere come si sviluppano queste trattative e andiamo avanti facendo i nostri allenamenti. Io allenerei Paco Alcacer in attacco, magari in un po' di dribbling, secondo me ci sta. Poi andiamo avanti.
come ali non ne abbiamo da allenare, centrocampisti assolutamente sì, abbiamo da allenare il nostro Rafinha, mi mettiamo a mantenere il possesso. Poi per quanto riguarda il difensore centrale abbiamo un TT che dobbiamo allenarlo benissimo, quindi andiamo a allenarlo nella difesa 1 contro 2. Poi alleniamo il nuovo arrivato Semedo, che è tanta roba, è già un 80, buonissimo Semedo. Noi lo mettiamo nel percorso di dribbling, pure lui, voglio aumentargli un pochino il dribbling, anche se ha tantissima resistenza, 89 di resistenza è tantissimo, veramente. E poi infine, perché no, perché non allenare Ter Stegen un po' per farlo diventare ancora più forte, portiere nell'uno contro uno. Quindi simuliamo tutto, vediamo se sale qualcuno, non penso, perché il primo allenamento di solito difficilmente sale, però tutte sì, va bene. Ok, due offerte accettate, 30 milioni per Koulibaly, tanta roba, e 35 più Jordi Alba, mi direbbe Ricky, per Sergio Aguero. E purtroppo non possiamo, non siamo interessati al giocatore inserito come contropartita. Rimuoviamo il giocatore, andiamo a offrire 80 milioni, vediamo cosa dicono. Se ce la faccio in tempo, 80 milioni secondo me una bellissima offerta. Sergio Aguero prende tantissimo di stipendio. Devo pensarci, perché Jordi Alba, ok, ci sta a darlo via perché abbiamo preso Alessandro. Però io volevo... Va bene, visto che è rotto per 3 mesi, possiamo provare. Il prezzo del cartellino è veramente incredibile. Io gli vado a offrire un pochino meno, secondo me è eccessivo, 4,20, non tanto meno. Però la squadra è ovviamente il giocatore chiave. Vediamo se accetta un aumento di stipendio di 100.000 a settimana, non di 130 come vorrebbe. Offerta accettata Koulibaly, lo vado a prendere proprio senza dubbio. 30 milioni Koulibaly secondo me è una grande trattativa. 100.000 glieli possiamo dare, giocatore chiave, perché andrà a essere titolare insieme a Piqué, alternandosi con un TT. Per il mio modo di vedere, Mascherano può andarsene via oppure giocare come centrocampista difensivo centrale. Io avanzo anche quella per Azpilicueta. Non penso di andare a prenderlo perché abbiamo preso già Koulibaly. Monlas a questo punto non ha più senso nemmeno lui. Però Azpilicueta, che può essere messo anche come terzino sinistro, se diamo via Jordi Alba, magari possiamo anche andare via Digne a questo punto e tenerci Azpilicueta e Alessandro. Non è male come è pensata, secondo me. Quindi io direi di aumentare a 25 milioni. Vediamo cosa dicono. Un bel aumento, 7 milioni in più. Insomma, gli vado parecchio incontro. Julian Draxler non sono interessati a Arda Turan, quindi io rimuovo Arda Turan e gli vado a offrire direttamente 34 milioni per Julian Draxler. Guardiamo come va. Sono finite le mail, andiamo avanti. Si avvicina sempre di più il Siviglia, quindi non voglio arrivare al Siviglia. Offerta troppo bassa per il Nizza, il Milan, la Roma e Olympique Lyon hanno accettato 45 milioni più Arda Turan. Secondo me Ricky potrebbe rimanere contento da questa trattativa, quindi 110.000 per la casetta ci sta. 110, andiamo a vedere, perché sia la casetta che Aguero secondo me è impegnativa come da portare avanti, quindi devo valutare un pochino, tanto finché non accettiamo l'ultimo contratto il giocatore non arriva. Non ho messo il ruolo, mi sono dimenticato di mettere il ruolo. Manolas a questo punto tramontato, perché abbiamo praticamente preso Koulibaly. Andiamo a offrire 8 milioni per Montolivo, vediamo se accetta. E poi andiamo avanti. Offerta troppo bassa per Seri, 39 milioni è un po' tanto, secondo me per 33 e mezzo ci può stare come offerta. Dobbiamo ancora vendere Neymar, non sono arrivate offerte per Neymar. Vado a modificare l'offerta per la casetta, almeno gli metto giocatore chiave comunque, perché o lui o Aguero entrerebbero a far parte della prima squadra. Non dovrebbe mancare molto, penso una decina di giorni. Trovato niente in Spagna, bravissimo, grande. Laporte no, non mi interessa, perché quando me lo fate pagare troppo, ho pagato 30 milioni Koulibaly, cioè. Offerta troppo bassa per Dybala,
Va bene, non prendiamo Dybala, perché se prendiamo la casetta Agüero non ha senso prendere Dybala. Troppo bassa per Draxler, mi dispiace. Azpilicueta 25 milioni, andiamo a offrirgli il contratto. Però per prendere Azpilicueta, secondo me dobbiamo dare via Ordi Alba. Quindi 3 anni, facciamo 170, non esagerare. Giocatore importante, non voglio esagerare anche per quello, perché insomma abbiamo già abbastanza difensori. Preferisco come difensore centrale assolutamente Kalidou Koulibaly, che accetto a occhi chiusi. Veramente un grandissimo giocatore, 25 anni, 83 di valutazione, ma veramente ottimo. Ecco qui, Agüero o Lacazette. Per il momento aspetto Agüero, voglio vedere l'offerta di Lacazette per essere sicuro. Draxler mi piacerebbe portarlo a casa, ma stanno aumentando veramente troppo. Io provo con 40 milioni di più, non posso veramente dare, perché sta andando un'alza al rialzo con il Paris Saint Germain. E qui il nuovo giocatore in arrivo, eccolo qui, Kalidou Koulibaly, nella mia rosa va assolutamente a scalzare Mascherano, che potrebbe essere utilizzato come CDC, quindi in panchina lo potrei lo stesso portare al posto di Suarez. Valutarlo con un TT, per il momento metto Koulibaly, però Koulibaly e un TT entrambi diciamo abbastanza titolari. Con il difensore centrale siamo a posto, potrei prendere Azpilicueta solo per usarlo come terzino sinistro, ma se vendiamo Ordi Alba. Quindi avanziamo ancora, c'è ancora un po' di tempo. Offerta accettata al Nizza per 33 milioni e mezzo per Seri, ottimo. Quindi andiamo a offrirgli un contratto che non è troppo alto, 50, proviamo 55 milioni, 3 anni. Secondo me è già un giocatore chiave, perché a centrocampo ci serve assolutamente. Quindi avanziamo l'offerta per Seri e vediamo come va. Ok, Milan offerta accettata, assolutamente andiamo a prendere Riccardo Montolivo. Quanto vuole Riccardo Montolivo? Ecco, quanto prendi di stipendio? Non esagerare, giocatore per il turnover. Cioè, secondo te ti metto importante? Cioè, io ti do i miei standard, poi vediamo. Ok, accettata anche la Lacazette e accettata Coutinho. Mamma mia. Ci sarebbe la Lacazette 45 più Arda Turan, prende 110.000 di stipendio, mentre Agüero prende tipo 400.000 di stipendio, quindi è tanto di più. Spenderemo però con Agüero 10 milioni in meno, ma diamo via Ordi Alba, che potrebbe essere rimpiazzato da Azpilicueta. Tra i due, visto che si tratta comunque di una stagione, penso, no? Al massimo due se riusciamo, io vado a prendermi il nostro Sergio El Kun Agüero. Quindi la Lacazette, ciao, no, direi di non prenderlo. Arriva Agüero, che va titolarissimo assolutamente nel nostro 4-2-3-1 stretto, probabilmente come trequartista per il momento. Rifacciamo ovviamente gli allenamenti, guardiamo se sale qualcuno, se il nostro Semedo, il mio pillo Semedo, tanta roba Semedo, non pensavo fosse già un 80, un TT, una F, insomma, un TT, non scherziamo. Alcacer continua a crescere, lo voglio far crescere anche magari per poterlo vendere, non lo so, potremmo anche tenerlo perché è abbastanza giovane, quindi perché no. Offerta accettata per Julian Draxler, 40 milioni secchi. Non è male come offerta, come trattativa. Anche qui chiede 110, possiamo scendere a 100, scendere un pino a patti. 4 anni, giocatore importante, prima squadra, non chiave. Andiamo avanti, quanto manca alla partita? Non tanto, 4-5 giorni. Seri pure accettata, Azpilicueta accettato. Azpilicueta lo vado a prendere quasi senza pensare, perché comunque terzino sinistro abbiamo dato via come Ordi Alba, abbiamo preso sì Alessandro, abbiamo sì Digne, voglio un pochino valutare. Seri sarebbe tanta roba, Seri ci serve più che Azpilicueta, quello è poco ma sicuro, quindi Seri lo tengo lì, lo prendo. Aspettiamo la Lacazette, ma non penso di volerlo più prendere, e aspettiamo anche Azpilicueta, anche perché ci mancano un po' di fondi, quindi dobbiamo prima vendere Neymar, prima di poter concludere anche questa trattativa. Quindi per il momento l'aspettiamo e ci mettiamo anche in panchina il nostro carissimo Seri, 81, ma è un centrocampista più difensivo che può dare un bel cambio a Sergio Busquets.
Coutinho, lo vorrei accettare tanto, ma non abbiamo i soldi. Speravo di vendere Neymar nel mentre, controfferta da 70.000 ancora. Ok, speriamo di farcela in tempo, perché Tolivo vorrei prendere per fargli un bello scherzetto. Però per il momento dobbiamo solo aspettare e sperare che Ricky non mi faccia un altro scherzetto come ha fatto con Coutinho, e lo rifarà, penso. Anche se costa abbastanza Coutinho. Infatti abbiamo preso Aguero, magari potrei anche accontentarmi di Aguero al posto di Coutinho, anche se non è proprio lo stesso giocatore. Coutinho è più un centrocampista, Aguero più una punta. Andiamo avanti, sperando che Montolivo ci risponda. Manca poco, Montolivo rispondi, ti prego. Fate il trasferimento per Luis Suarez. 113 milioni dal Manchester City. 173 milioni. Ragazzi, se diamo via Suarez a 173 milioni, cioè succede veramente il finimondo. Succede il finimondo. Assurdo, Ricky si troverà una brutta sorpresa. Nel caso, aspetta, accettato di Montolivo. Accetta, Montolivo, vieni. Vieni dal paparino, Montolivo. Vieni, vieni dal paparino. No, non me ne frega di Jasper, volevo Montolivo. Godo, Ricky, godo. Godo, vai, vai, fammi gli scherzettini con Coutinho che era già preso, vai. Che avevo anche trovato il modo per dare via Mathieu. Qui aspettiamo tutto, perché voglio lasciare comunque la possibilità a Ricky, non sono così cattivo. Io la possibilità a Ricky la lascio. Non gli lascio i soldi, ma gli lascio la possibilità. Arrivano anche altre mail, magari possiamo provare a vendere qualcuno. Purtroppo di quanto più siamo disposti a metterlo, 140 milioni. 140 milioni, ragazzi, sono tantissimi. Sono tantissime. Sono tantissimi. I 158 milioni. Per Luis Suarez al City potrebbe essere veramente la trattativa dell'anno. Aggiornamento mensile dell'osservatore. Accettiamo loro. Modifica il budget e acquista. Modifica il budget e acquista. Gli altri tre per il momento li lascerei lì dove sono, ok. Quindi andiamo a chiudere l'episodio di oggi con la partita in casa contro il Siviglia. Andiamo a utilizzare la nostra formazione tipo, perché non voglio rischiare più di tanto. Alexandro, Koulibaly, Piqué, Semedo, Ter Stegen, Iniesta, che è sceso a 87, mi dispiace Iniesta, Busquets, Rakitic come COC, Messi COC centrale, Aguero COC a sinistra e Luis Suarez, unica punta. In panchina abbiamo Hakase, che è salito a 80, Rafinha, Seri, Mascherano, Umtiti, Roberto e Silesen. Con il nostro Riccardo Montolivo, mamma mia com'è bello il Montolivo. Ad Aturan per il momento va in tribuna, non voglio puntarci troppo su Ad Aturan, perché potrebbe essere anche venduto da Ricky, ci sta benissimo. Potrebbe anche starci come eccezione, perché in centrocampo stiamo facendo molte trattative. Però andiamo con l'andata di Supercoppa contro il nostro Siviglia. Forza ragazzi, forza Barça. Eccolo qui la Supercoppa alle Libertador, FC Barcellona-Siviglia. Tra l'altro su FIFA 18 ci sarà il pacchetto della Liga, quindi ci saranno anche tutti gli stati della Liga, quindi ottimo. Per Luigi Pardo e Stefano Nada ci danno il benvenuto questa prima partita di Supercoppa. Attenzione qui, attenzione al cross subito. Oddio, Nzonzi, no, 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 dai. Si è incastrato Koulibaly con Ter Stegen. Non inizia bene Kalidou. Non inizia bene. Ma cosa è successo lì? Ma veramente, no ragazzi, cosa è successo? Qui la parata di Ter Stegen, qui Koulibaly stava rinviando, Ter Stegen si butta per prendere la palla, gli scivola e c'è il gol di Franco Vázquez. Bene, si inizia bene ragazzi. Ripartiamo. Rakitic, Rakitic per Messi, Messi per Luisito Suarez. Suarez buono, qui il passaggio per Iniesta. Iniesta prova il tiro a giro. Iniesta, un piazzato perfetto, un colpo da biliardo del nostro Don André, che fa l'1-1, quindi subito in parità. Buono così, perché era iniziata malissimo questa andata di Supercoppa. Ma qui Iniesta, guarda che tiro molto particolare, colpo veramente da biliardo, buca Sergio Rico. 1-1. Messi per Suarez. Suarez non è in fuorigioco. Suarez se ne va via a 2. Subisce fallo, anche ammonizione netta per Adil Rami, che finisce sul tacchino dell'arbitro, quindi abbiamo una punizione. Posizione interessante, qualche tiratore ce l'abbiamo.
proviamo con un tiro a giro per il momento. Un tiro a giro di Rakitic. Impegna Sergio Rico, ma ero forse un po' troppo lontano. Va bene comunque anche il calcio d'angolo. Messi in mezzo per Luis Suarez. La palla arriva sulla linea, il salvataggio del portiere. Finisce qua il primo tempo, 1-1 per il momento, ci sta. Subito la risposta del Barcellona. Siamo molto pericolosi lì davanti, quindi io direi di continuare così. Rakitic e Iniesta potrebbero venire cambiati, magari da Seri, che potrebbe fare il suo debutto con la maglia del Barcellona. Guardiamo. La apre per Agüero, vede il movimento di Alessandro, sovrappone Alessandro, va sulla fascia, prova a rientrare per Messi, buona la palla, Messi la tiene, Busquets la gira forte per Rakitic, c'è l'inserimento di Semedo, buona questa azione, Semedo basso in mezzo per Suarez, che deve tirare di prima, non deve controllare. Ok, facciamo un cambio adesso, lo so che è un po' tardi, ma la palla è uscita adesso, anzi ho appena fatto fallo. Esce Iniesta, entra Seri, potrebbe anche uscire Rakitic, entra Rafinha. Vediamo un pochino se la squadra girerà un pochino meglio. Per il resto va bene così. Facciamo giocare un po' Sergi Roberto, almeno è contento. Leviamo Semedo, anche se sta giocando veramente bene Semedo, a me piace. Suarez buono in mezzo, c'è Messi, si gira Messi, il tiro di Messi, palo! Assurdo, al 90esimo. Cosa si è mangiato Lionel Messi? Mamma mia, poteva chiudere la partita e vincere quantomeno l'andata, un bel 2-1, sarebbe stato un bel 2-1, ma Messi cosa si è mangiato? Cosa si è mangiato Messi? Cosa ti sei mangiato? Questo va fatto, va messo dentro. Messi, Messi, cosa mi combini? Comunque non avanzerò con il calendario, perché adesso lascio, diciamo, la parola e le mani, tutto nelle mani di Ricky. Però intanto un'offerta per Busquets, secondo me 55 milioni per Busquets potrebbero quasi essere accettati, sono tanti soldi per un 28enne che a me nemmeno piace più di tanto. Quindi lascio la Supercoppa nelle mani di Ricky. Volevo anche vedere tra l'altro come era andata la partita del Vancouver. Aveva vinto 2-0, ok, poi col Boca Juniors ha perso 1-1, penso ai rigori abbia perso. Sì, esatto, ha perso ai rigori, non li sa tirare Ricky. Però cavolo, con lui ha avuto partite assolutamente più semplici. Io però ho giocato contro Manchester United, Arsenal, adesso il Siviglia, vediamo come andrà lui con il Siviglia nel prossimo episodio. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace, secondo me possiamo arrivare anche a questo episodio a 100 mi piace, perché l'abbiamo fatto nel mio scorso episodio, ancora non so quante ne ha fatti quello di Ricky, però secondo me a 100 mi piace ci possiamo arrivare. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto. Vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.